What's up YouTube? Sono Giuseppe Conte, questo è il Makers at Work e oggi recensirò la sega giapponese Ryoba. What's up gente, eccomi sempre con un nuovo video, questa volta riguardante la recensione della mia sega giapponese Ryoba, una sega che mi ha felicemente colpito. La Ryoba fa parte di un set famoso di seghe giapponesi. Le più famose sono la Ryoba stessa, la Dozuki e la Kataba. La peculiarità di queste seghe è proprio nel fatto che lavorano a tirare e non a spingere, quindi si può avere lo spessore della lama molto molto sottile, può arrivare anche a 0,2 mm. Così si possono avere dei tagli precisissimi. E adesso parliamo della Ryoba, la regina di queste seghe. La sua forza è avere i denti su entrambi i lati della lama. Con i denti piccoli si possono effettuare i tagli trasversalmente alla vena e con i denti grandi lungo vena. E adesso alcune prove di taglio. Utilizzare una sega giapponese è molto più difficile di una sega occidentale, sia perché lavora a tirare, come ho detto prima, e poi visto che lo spessore è molto piccolo, è molto difficile raddrizzare il taglio durante l'opera. Quindi, come tutte le cose, ci vuole molta pratica, ma molta molta pratica. Io, dopo aver fatto una ventina di tagli, anzi qualcosina in più, ancora mi devo abituare. Ve la consiglio vivamente, ma non il modello che state vedendo. Questo forse è stato il mio acquisto peggiore. Questo modello della Suki si può trovare al brico al costo di 22 euro. Io precedentemente avevo messo tra i preferiti di Amazon una sega dal costo di 35 euro, con una qualità nettamente migliore e superiore. Infatti l'ho provata a casa di un mio amico. Sto cercando di crescere e migliorare, soprattutto nell'utilizzo di attrezzi professionali e non. Prossimamente ci saranno altre recensioni. Ho acquistato sia un compressore con la relativa sparachiodi. Mi è servita tantissimo nell'ultimo progetto che sto costruendo, che uscirà a breve. Tra qualche giorno uscirà un altro vlog, visto che il primo è piaciuto tanto. Quindi seguitemi sempre di più sui social, sul mio sito e logicamente clicca mi piace, commenta e soprattutto iscriviti. Grazie per la visione.